Bene, eccoci qui con Roberto Maragliano, già docente universitario presso Roma 3 di pedagogie e nuove tecnologie. Chiediamo al professore quali sono oggi le problematiche che riguardano l'adozione delle tecnologie appunto nell'ambito didattico. Ecco, sono problematiche piuttosto complesse che è difficile ridurre a formulette. Intanto bisognerebbe prendere in considerazione il fatto che il libro è una tecnologia, quindi scegliere il libro come alternativa al mondo esterno dominato dalle cosiddette nuove tecnologie vuol dire comunque fare una scelta tecnologica. Io penso che la scuola abbia bisogno invece di aprirsi alla varietà delle tecnologie, che comporta una varietà dei contenuti, una varietà dei saperi, una varietà delle modalità didattiche. È chiaro però che la tecnologia cosiddetta nuova, anche se nuova non è più la tecnologia digitale, mette in discussione molti degli aspetti, diciamo, di organizzazione e di gestione dell'attività didattica. Quindi, ed è questo che va considerato. Non è un problema solo di risorse. No, è un problema di mentalità, è un problema di cultura, un problema di contenuti, un problema di curricoli, un problema di atteggiamento dei docenti, ma più in generale è un problema di cultura generale, di cultura della società. Cosa potrebbe fare il Ministero dell'Istruzione? È intanto avere un atteggiamento più aperto nei confronti del mondo esterno alla scuola, e fare un'azione di promozione anche all'interno degli intellettuali e a livello universitario che permetta di rendere meno drammatico, meno angoscioso il rapporto con l'universo odierno dominato appunto dalla rete, dominato dalla multimedialità, dominato dalle tecnologie digitali. Ma i docenti però negli ultimi anni hanno fatto dei passi avanti. Ci sono dei docenti che hanno seriamente, intelligentemente e anche con uno spirito necessariamente ludico, accettato il rapporto con le tecnologie digitali. Ora bisognerebbe che coloro che hanno fatto questa scelta potessero essere messi nelle condizioni di poter mantenere questo atteggiamento, cioè bisognerebbe costruire, e ho scritto di questo, delle zone franche all'interno delle scuole dove la nuova tecnologia possa essere quello che effettivamente è, cioè non venga ridotta ai meccanismi della vecchia tecnologia. Un'ultima domanda, il rapporto docente-studente, studente nativo digitale oggi abbiamo, è complesso. Quali consigli può dare agli insegnanti per migliorare questa dinamica? E quelli del dialogo, dell'apertura, del conoscere quali sono i meccanismi della produzione e della riproduzione culturale nel mondo circostante. Quindi sapere cosa c'è nella testa dei ragazzi, perché di lì bisogna partire. Questi ragazzi non sanno scrivere, tutti lo dicono, in parte lo posso anche confermare, ma non sanno una determinata forma di scrittura, però praticano la scrittura quotidianamente, ogni momento, no? Perché col loro cellulare sono sempre dentro la dimensione di scrittura. Allora, che rapporto c'è tra quella scrittura lì e la scrittura complessa di tipo scolastico? Lì bisogna mettere la testa, lì bisogna lavorare, il rapporto tra informale e formale. Grazie, professore.